ringrazio il presidente che ha alzato l'asticella e adesso voglio vedere perché d'altra parte quello fa questo mestiere, quindi però era necessario aprire un tema così complesso usare il grand'angolo, no? Poi la politica fa la sintesi e quindi arriva la parola. Sì, grazie, ovviamente è magnifico poter parlare con persone preparate, intelligenti, competenti, quindi assolutamente vi ringrazio di questo invito. Non sono solo qui come portavoce del Movimento 5 Stelle, perché ma in sala c'è il mio collega Cristiano Anastasi, che è senatore anche lui in Commissione Industria, c'è Ruggero Quarto, c'è Elena Botto, che sono tutti parlamentari 5 Stelle, non so se mi sono dimenticato di altri parlamentari 5 Stelle, comunque per dirvi che siamo in molti a essere interessati a questo tema, che è uno dei cavalli di battaglia, infatti avrete visto che sia nella campagna elettorale che subito nelle varie dichiarazioni siamo partiti assolutamente appoggiando tutto questo, questa rivoluzione, perché è una vera e propria rivoluzione. Parto con una battuta e poi andiamo sulle cose serie. La battuta è: speriamo che non mi rubino la bici, perché l'ho parcheggiata senza catena, e quindi io mi muovo con la bicicletta pieghevole, di solito la porto in ufficio e lì è chiusa naturalmente, qui è aperta, speriamo che non me la rubino. A parte questo, io do per scontato che io non debba più convincere nessuno sui vantaggi delle nuove forme di mobilità, cioè io non sono qui adesso per farvi l'elenco, già tante cose sono state dette, se ne potrebbero aggiungere tantissime, io stesso ho 30 pagine di appunti per convincere uno scettico alle nuove forme di mobilità, ma do per scontato che non è questo l'obiettivo, non credo assolutamente sia questo, non credo sia più possibile mettere in discussione gli enormi vantaggi delle nuove forme di mobilità, l'elettrica in primis, ma poi naturalmente molto più trasporto pubblico locale, molto molto più trasporto pubblico locale, molto più treni, ferrovie, rotaie, molto più car sharing, molto più carpooling, molto più car sharing, carpooling che negli altri paesi appunto è molto più utilizzato, noi stiamo partendo adesso, molta più mobilità leggera, la battuta della bicicletta ce ne sono tante, stanno aumentando. Siamo tra i primi produttori europei di biciclette tradizionali, purtroppo non siamo così avanti su quelle a pedalata assistita. Molto anche più sfruttamento delle idrovie, un altro tema di cui non si parla quasi mai, ma l'Italia si presta allo sfruttamento delle idrovie, anche questo è un tema che la politica vecchia non ha mai affrontato, invece noi lo affronteremo. Molta più intermodalità, diceva prima il relatore che mi ha preceduto, e per chi non lo sapesse, Ferrovie Italiane si sta preparando, l'ha annunciato da tempo, a fare esattamente la stessa cosa che Amburgo sta facendo, quindi io acquisto un unico biglietto, parto da casa mia, diciamo, con un unico biglietto ho l'autobus che mi porta fino alla stazione dei treni, il treno che mi porta fino, diciamo così, alla città principale di destinazione, poi a scelta il car sharing, il bike sharing, la motocicletta di sharing. Io qui a Roma uso la bicicletta per gli spostamenti brevi, diciamo pendolari casa Palazzo Madama. Se devo fare qualche chilometro in più, scooter elettrico sharing o auto elettrica sharing. E su tutte queste cose io, come tantissimi altri colleghi, abbiamo fatto tantissimi video di spiegazione, di divulgazione, di approfondimento, quindi do per scontato che queste cose ormai non sono più, diciamo, opponibili, sono assolutamente scontate, anche perché l'Unione Europea parla chiaro, quindi gli obiettivi da raggiungere in tema di mobilità e di riduzione di emissioni sono chiarissime, quindi non è più una questione di se, ma solo di quando. Ovviamente ci scontriamo con enormi resistenze, ai grandi cambiamenti, esattamente come sta succedendo nel settore dell'energia, il passaggio dalle fossili alle rinnovabili. Ormai è innegabile, inevitabile il passaggio dalle fossili alle rinnovabili, però ci scontriamo comunque con enormi forze che si oppongono al cambiamento dello status quo. Stessa cosa avviene per la mobilità, non c'è nulla di strano, ovviamente chi ha i vantaggi derivanti dallo status quo attuale non vuole assolutamente perdere. Allora, quando parliamo di mobilità, abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di tutta una serie di vantaggi. Ovviamente, in qualità di Presidente della Commissione Industria, io guardo anche il tema proprio del lavoro. Quindi, dando per scontato che sul fronte della salute ci sono solo che vantaggi, c'è anche il tema del lavoro.
era che a seconda degli studi va dagli 800.000 a 1.200.000 persone, ovviamente tutta la filiera allargata dell'automotive. Siamo forti nella componentistica, abbiamo 2.000 imprese che fatturano 38 miliardi di euro all'anno, di quali vendite di esportazione, acciaio, alluminio, vetro, plastica e batterie, sono tutti materiali che noi sappiamo lavorare e sono impiegati anche sulle auto elettriche e che sappiamo recuperare in maniera efficace. In questo momento però abbiamo solo il 18% delle industrie italiane che lavorano nell'indotto dell'auto, per un complessivo di 40 miliardi, solo però il 18% lavora su mobilità elettrica. Ecco quindi che la politica italiana deve dare dei segnali chiari, deve dare delle indicazioni chiare in maniera che le industrie non vadano più al loro personale istinto, alla loro personale visione di quello che succederà nel futuro, ma abbiano anche delle linee guida. Questo dirò alla fine un paio di cose su cui stiamo lavorando, su cui stiamo valutando le misure concrete. Solo un dato per capire quantitativamente di cosa possiamo parlare. In controvalore, secondo gli studi fatti da importanti associazioni italiane e internazionali, l'Europa potrebbe produrre 500.000 posti di lavoro in più e l'Italia potrebbe catturare quote significative dello sviluppo generando un valore compreso tra i 14 e i 60 miliardi di euro al 2025 e tra i 41 e i 180 miliardi di euro al 2030. Ora, attenzione, un elemento su cui c'è pochissima ancora normativa e che io mi permetto di introdurre, perché sarà un'altra delle rivoluzioni con cui la politica dovrà misurarsi, perché, ripetiamolo, la politica deve gestire i cambiamenti, non subirli, deve conoscerli, prevederli, indirizzarli e non subirli. Ecco, un'altra rivoluzione che sta avvenendo è quella dell'e-commerce. L'e-commerce sta determinando una proliferazione di microconsegne, una parcellizzazione delle spedizioni che spesso comportano diseconomie nel ciclo distributivo, perché in generale in Italia, un po' in tutta Europa, ma in Italia, la dimensione della logistica, dell'impresa di logistica, è una dimensione molto piccola. In Europa l'85% delle aziende che effettuano trasporti di breve distanza ha meno di 5 addetti. In Italia l'80% delle consegne in area urbana è effettuata dai cosiddetti padroncini, aziende spesso individuali di tipo artigianale più che industriale. Quindi siamo veramente su numeri estremamente bassi. Un'altra rivoluzione con la quale la politica deve confrontarsi, oltre alla vendita della mobilità elettrica, è quella della guida autonoma. Guida autonoma che non solo diminuirà gli incidenti, perché in questo momento l'85% degli incidenti automobilistici ha come origine il fattore umano e una volta messo a punto tutti i software, ancora non siamo perfettamente pronti, ma una volta messi a punto questo 85% ovviamente viene eliminato. In questo momento lo sapete meglio di me, ma lo ricordo a me stesso, le auto a guida autonoma hanno ancora problemi nel riconoscere i ciclisti. Siccome per noi la mobilità leggera, quindi la salvaguardia dei ciclisti, è assolutamente primaria, allora ovviamente grandissima attenzione prima di portarla avanti. Ma oltre a questo, la guida autonoma sarà un'ulteriore rivoluzione, perché libererà spazi. Prima diceva uno dei relatori, il 90% dell'auto è ferma in parcheggio, lo sappiamo, però occupa spazio. Lo studio di Legambiente, che hanno presentato 4 mesi fa, diceva che un'auto occupa, io lo dico come Legambiente lo riporta nel suo studio, un'auto occupa mediamente 1,5 volte lo spazio della famiglia che possiede l'auto. Tra parcheggio e circolazione per strada occupa moltissimo spazio. La guida autonoma toglierà conto di questo spazio. E un'ultima cosa che la politica potrà gestire è la gestione dei dati. La gestione dei dati che le auto elettriche strapiene di sensori genereranno. Già adesso con la tecnologia attuale, quindi i modelli, quelli più recenti di automobili, contengono 200 sensori. 200 sensori di posizione, GPS, pressione, temperatura, umidità, eccetera, eccetera.
diagnostica remota, sicurezza, qui si apre anche qui una rivoluzione. Qualcuno si azzarda a dire che un domani un'auto potrebbe circolare quasi gratuitamente per il suo occupante, semplicemente cedendo i dati che genera. Credo sia un po' un'esagerazione, comunque vedremo il futuro cosa ci riserverà, però di sicuro l'auto elettrica si caratterizza anche con questo, per questa enorme generazione di dati che possono avere migliaia di applicazioni, da sicurezza, assicurazioni, previsioni meteo, ovviamente servizi alla persona, servizi pubblicitari, tantissime cose che in questo momento sono solo, diciamo così, ipotizzabili. Adesso veniamo brevemente, allora, a quelle che sono azioni che governo e Parlamento possono porre in essere. Allora, partiamo dal fatto che il ministro Costa è stato chiarissimo sia nel suo intervento al Consiglio europeo dei ministri, nel quale si è parlato del Green Mobility Package, e sia poi i vari interventi, diciamo, presso interviste, eccetera, parlando di mobilità sostenibile. Quindi l'ha sempre valorizzata al massimo, ma la cosa formale e ufficiale è che 3 settimane fa al Consiglio europeo dei ministri ha alzato l'asticella, l'ha alzata moltissimo. L'avevamo denunciato noi parlamentari, attenzione, l'obiettivo del 30% di diminuzione delle emissioni al 2030 non è assolutamente sufficiente. Non è assolutamente sufficiente, anzi, rallenta il progresso di pulizia, di diminuzione delle emissioni delle automobili. Ecco, questa asticella è stata spostata al 40%. Quindi il segnale è stato chiarissimo, anzi, la posizione dell'Italia ha cambiato il peso, ha cambiato l'equilibrio della bilancia in Europa, esattamente come aveva fatto un paio di settimane prima sulle rinnovabili, quando abbiamo alzato il target dal 27% al 32%. Per cui abbiamo già fatto una cosa più che formale nel senso della mobilità sostenibile. Aggregatori, parlava prima Venturini, parlavi tu degli aggregatori, chiaramente sono una delle possibilità che abbiamo di incentivare e agevolare l'utilizzo dell'auto elettrica. Ecco, abbiamo chiesto proprio 2 settimane fa, anzi no, 2 giorni fa, abbiamo inviato a Terna una lettera chiedendo che venisse ripensato l'attuale limite del 40% dei FER nella gestione degli UVA. Quindi ci siamo già mossi in questo senso, gli aggregatori devono crescere e deve essere data la piena possibilità alle fonti rinnovabili di partecipare appunto al servizio di aggregatori. E parlava prima Beccarello delle simmetrie informative, ovviamente con il linguaggio dottissimo del professore parlare di asimmetrie informative, diciamo molto più banale, la gente conosce poco la materia e non potrà mai naturalmente avere il livello di competenza che hanno i professionisti. Ma una cosa diciamola subito, che sono i dati Istat. L'italiano medio spende il 15% di tutto il suo budget familiare per i trasporti, il 15%, che è una cifra enorme. Secondo l'Istat, l'ultimo dato che abbiamo superficiale è quello del 2014, nel 2014 gli italiani spesero 143 miliardi, una cifra enorme, superiore addirittura alla sanità, per l'acquisto e per l'esercizio delle autovetture. Quindi cifre enormi, assolutamente ingiustificate. Io lo dico chiaro e tondo, noi qui siamo il criceto della ruota. Lavoriamo gran parte della nostra vita per girare su delle automobili che contribuiamo a costruire in numero sovrabbondante, perché abbiamo una logistica totalmente sbagliata. Da un punto di vista termodinamico, una vera assurdità. Da un punto di vista anche di puro buon senso, ugualmente una vera difficoltà, una vera assurdità. Venturini diceva anche prima: abbiamo difficoltà a procedere con l'installazione. Allora, naturalmente io invito Enel, NLX, Motus-E a informare e a tenere informato il governo di tutte queste difficoltà, il governo, il Parlamento. Io e i miei colleghi siamo assolutamente a disposizione per aiutarvi a eliminare qualsiasi tipo di ostacolo giustificato. Io mi permetto di ricordare
ricordare che a Torino stiamo analizzando il tema delle autorizzazioni con la sovrintendenza. A Roma, sapete che Roma ha disciplinato l'installazione di colonnine, sino a 12.000 colonnine, tramite una serie di lottizzazioni. Quindi siamo assolutamente disponibili e vogliamo parlare con tutti gli stakeholders per agevolarli nell'implementazione dei sistemi di ricarica. Una cosa su cui si potrà riflettere è l'estensione della detrazione fiscale. In questo momento l'auto elettrica non viene considerata efficientamento energetico, anche se appunto la sua efficienza è 85% contro 25% dell'auto a combustione interna. È una cosa su cui si potrebbe ragionare. Quello che è sicuro è che in questo momento l'Italia è tra le peggiori nazioni, tra le 27 europee, sugli incentivi per le auto elettriche. Avevamo già presentato un emendamento semplificativo proprio per l'installazione delle colonnine. Avevamo presentato un emendamento semplificativo affinché venisse considerata attività semplice, e in questa linea io penso ci muoveremo ancora per semplificare un po' appunto l'installazione. Così come ci stiamo già muovendo per la scrittura del regolamento attuativo sul V2G. Il V2G Vehicle to Grid, sapete tutti perfettamente che cos'è. In stabilità è passata la norma. La norma dice 6 mesi di tempo per il MISE e l'autorità per normare effettivamente, per regolare questa tecnologia. Quindi ci stiamo sotto e ci stiamo sollecitando per avere al più presto questa norma, che ovviamente è assolutamente indispensabile. Così come è indispensabile lavorare di più internamente in Europa per la standardizzazione dei protocolli. Ed è estremamente importante essere più presenti in Europa, perché chi lavora nel sistema industriale sa che la nazione che riesce a far passare i propri protocolli, cioè i protocolli che vengono utilizzati dalle aziende nazionali, ovviamente ha un enorme vantaggio. Quindi Luigi Di Maio l'ha detto sempre, l'ho detto subito, lo hanno detto gli altri esponenti del governo: è assolutamente importante essere più presenti in Europa, dove si decidono i protocolli per i dispositivi, per la ricarica, i sistemi di comunicazione, tutte le varie interfacce. Un'altra cosa su cui bisogna lavorare sono le tariffe. Le tariffe che in questo momento, come sapete, sono estremamente diverse. Che io carichi l'automobile a casa, nella mia presa 220 volte, oppure che lo ricarichi in una colonnina. Le tariffe sono estremamente diverse, anche in questo caso lavoreremo per implementare un sistema tarifario più regolare, e che comunque incentivi la mobilità elettrica incentivando le rinnovabili, perché anche in questo caso si può pensare a una differenza se l'elettricità è da fonte rinnovabile o meno. Poi c'è un'altra cosa su cui si può ragionare. Attenzione, io vi sto dando delle suggestioni, non sto dicendo lo faremo, punto. Una cosa su cui penso si possa ragionare è fare come è stato fatto in Cina e in altre 10 nazioni degli Stati Uniti, tra cui anche la California, che hanno posto il target obbligatorio di vendita delle ZEV. Target obbligatorio di vendita delle ZEV. In questa maniera il produttore sa che se vuole vendere le proprie automobili in quelle nazioni deve vendere una certa percentuale, per esempio in Cina dell'8% al 2020, di auto ZEV. E quindi ha una certezza, e quando l'industria ha delle certezze è molto più incentivata a investire in quel determinato settore. Quindi, implementando una misura similare anche in Italia e in Europa, i costruttori italiani e europei sarebbero molto più incentivati a rimanere con le linee di produzione in Italia anziché andare tipicamente in Cina o in America. Infine, chiudo con quello che è stato suggerito da un altro relatore, sempre Beccarello: il punto centrale rimane sempre, come per le rinnovabili, rimane quello della fiscalità ambientale. Questo è il punto centrale, fiscalità ambientale. Sono 5 anni che lo diciamo in ogni consesso, in ogni evento, ed è quello che ovviamente adesso come governo, come Parlamento, come maggioranza cercheremo di concretizzare. Ovviamente è un problema non semplicemente nazionale, ma almeno europeo, ovviamente mondiale. Sappiamo perfettamente che il sistema ETS non ha funzionato, va rivisto, va accompagnato forse con una carbon tax,
forse una border tax che internalizzi appunto le esternalità ambientali, quindi sempre per parlare alla massaia di Voghera, se io importo un prodotto dalla Cina, da qualsiasi altro paese, il prezzo di questo prodotto deve contenere anche tutto l'inquinamento, tutti i danni ambientali che quella produzione ha generato. Questa è fiscalità ambientale, ovviamente un problema non solo nazionale ma anche europeo e mondiale. Queste penso saranno delle linee su cui noi ci muoveremo e quindi speriamo di poter concretizzare al più presto. Grazie.